Mister Amaulo, una stagione nuova che sta per iniziare, tante le difficoltà, glielo dico subito, però in tanti dicono che una delle favorite è il Pineto. Ma l'obiettivo è quello di fare un campionato importante, non ci nascondiamo, adesso stiamo lavorando per poter fare questo. E sicuramente abbiamo tanto da lavorare perché è un gruppo nuovo, e i giocatori da mettere insieme per trovare l'equilibrio giusto come squadra. In questo momento abbiamo qualche problema a livello di infortuni, stiamo facendo fatica un po' a trovare, come ho detto un attimo fa, quell'equilibrio che serve per una squadra importante. Ci aspetta davanti tanto lavoro da fare. Prima magari possiamo lavorare con tutti gli effettivi, sicuramente potremo avere un po' vedere dei risultati migliori. Adesso in questo momento facciamo fatica perché abbiamo qualche carenza, si vede in diverse zone del campo. Mister, sono infortuni ovviamente recuperabili, noi lo possiamo dire tranquillamente. L'unica cosa che le chiedo è preoccupato dal numero dei ragazzi fermi ai box e se c'è bisogno ulteriormente di tornare sul mercato? Ma no, preoccupato soltanto, più che altro dispiaciuto perché non ho potuto e non si può lavorare su un'identità di squadra come avevamo programmato fin dall'inizio. Se mancano 3-4 giocatori uomini chiave, sicuramente fai fatica. C'è tempo, siamo ancora il 10 d'agosto, abbiamo 3 settimane prima che inizi il campionato, spero di riavere prima possibile vari Rosicco, Minicleri, Nonni, via dicendo, sono Nomi non importanti, mister. importanti giocatori su cui abbiamo puntato per fare una squadra importante, però se mancano dei punti fermi a squadra, sicuramente anche oggi abbiamo provato Di Filippo a centrocampo, una difesa nuova, abbiamo provato dei giovani interessanti che però devono crescere, ma se in una squadra non hai un po' l'asse portante di un gruppo e fai fatica anche a mettere nelle condizioni migliori questi ragazzi Però insomma, mister, contro una Recanatese che ha delle doti tecniche non solo invidiabili, no? E lo possiamo dire superiori, di categoria superiore, come giustamente Ma deve essere. sicuramente si è visto la differenza di categoria sia come preparazione, sia come gamba, come squadra, come giocatori bravi nell'uno contro uno, è una squadra già collaudata che ha cambiato pochissimo. Abbiamo visto la forza dell'Agnese Sì. l'anno scorso e noi sicuramente il primo tempo non abbiamo fatto male, anzi, forse negli ultimi 20 minuti abbiamo creato due o tre Sì. occasioni importanti e forse il pareggio ci poteva stare. Dopo il secondo tempo, sai, un po' sono venute a mancare le forze, i cambi, magari qualche giovane in più di troppo e ha portato a un risultato negativo, però questo fa parte, ecco, delle partite, È un percorso che il bisogna percorso fare, bisogna fare, mister. sì. In generale, invece, perché insomma, il Pineto sulla carta per l'ennesimo anno parte come squadra strutturata e forte, soprattutto dopo un mercato importante. Ecco, però in generale che campionato sarà? Che squadre vede più in palla rispetto non solo al Pineto in questo caso, ma sulla carta le più forti, le Ma favorite in assoluto? adesso, premesso il girone, È un po' tutto non in è bilico. tutto in bilico, ecco, non si sa il Campobasso, il Teramo, diciamo la favorita del numero uno, per me è la San Benedettese, Sì. una squadra che già ha vinto i playoff l'anno scorso, una squadra di Una piazza Blasone, una piazza importante. importante, e noi speriamo, ecco, di dare fastidio alla San Benedettese. Poi altre squadre, non so se ci sta nel girone tra Trastevere e l'Albolonga, quindi prematuro adesso, anche perché qualche piazza importante come Chieti e Vasto ancora stanno Lavorando, sì. lavorando. Noi speriamo di stare nelle posizioni di vertice per poterci giocare le nostre chance fino alla fine. Mister Irfano, come lo vede? Fanno bene perché ha portato un allenatore bravissimo, che ha fatto molto bene a Tolentino e ha portato quattro giocatori Sì. che già conosceva, Potrebbe quindi essere la sorpresa. ma sicuramente, come lo è stato l'anno scorso il Tolentino, il Fano, potrebbe essere una sorpresa e potrebbe lottare per le primissime posizioni. Adesso, se dovesse fare qualche colpo importante durante il mercato, sicuramente sarà lì a insidiare le prime posizioni. Mister, la promessa
principale, quella che forse interessa di più ai tanti tifosi bianco-blu, è quella del massimo impegno, ovviamente. No? Non voglio dire le classiche frasi fatte che tutti fanno durante il mese di agosto, massimo impegno, cercare di rispettare un po' quello che sulla carta dice la compagine sotto l'aspetto tecnico e poi togliersi qualche soddisfazione in più. Ma quanto manca per ottenere quella che per tutti sarebbe un sogno, insomma. Ma secondo il mio punto di vista la squadra è stata costruita per un campionato importante. Però cosa manca, mister, per trasformare l'importante in meraviglioso? Ma adesso se manca qualcosa. Manca il giocatore che spacca la partita. La possibilità di vedere insieme questo gruppo nuovo costruito. Al momento pensiamo di aver costruito un gruppo importante, però attualmente sicuramente mancano i pezzi fondamentali. Mancano i pezzi fondamentali e dove può arrivare questa squadra? Al completo vediamo, secondo il nostro punto di vista, pensiamo di aver costruito una squadra importante che se la possa giocare con la San Mettesi, il Fano, certo, la Vastese, il Trastevere. Sarà il campo a decidere poi se abbiamo indovinato le scelte e se possiamo dire la nostra fino alla fine. L'obiettivo nostro è questo. Speriamo, non ci vogliamo nascondere, la squadra è stata costruita per questo e mi auguro prima possibile di avere tutto l'organico a disposizione per poter dire sì, ci siamo e possiamo dire la nostra. Però lo stiamo dimostrando. Al momento, una squadra nuova che deve lavorare per diventare squadra, al momento facciamo fatica perché mancano delle pedine importanti. Al netto delle assenze, mister, e al netto anche della forza dell'avversario, parlo della gara odierna, cosa le è piaciuto di più e cosa invece non ha ancora digerito, diciamo così, anche se la gara è finita da qualche minuto? Ma sicuramente ci è mancata quella cattiveria agonistica che occorre, un atteggiamento cattivo e determinato, perché non anche noi abbiamo avuto le 3-4 sì, palle gol, o è stato bravo il portiere, o magari noi siamo stati incisivi sotto porta, l'abbiamo creata le occasioni per andare pure in vantaggio. La Reganatese, quando tiri 4 volte in porta e fai 4 gol, qualcosa non è andato poi il verso giusto. Noi ci abbiamo messo degli errori individuali sì, sui gol e quindi sicuramente non mi è piaciuto prendere 4 gol che mi sembra che la Reganatese abbia dominato nell'arco dei 90 minuti. È chiaro, la differenza di valore di squadra c'era, però un 4-0, secondo me è un risultato pesante per quello che ho visto in campo e dipeso soprattutto dall'atteggiamento da parte della mia squadra, e quello non mi è piaciuto perché si può perdere, ma non in questo modo, perché sicuramente abbiamo fatto buoni trami di gioco e non siamo stati incisivi per magari e cambiare anche il risultato della partita. L'ultima curiosità, mister, poi la lascio. È più utile, sto vedendo insomma incontri e incroci con categorie e squadre importanti, è utile giocare, è più utile per lei ovviamente giocare contro queste compagini, o è meglio lasciare i ragazzi un po' mentalmente liberi nel precampionato affrontando delle squadre di categorie inferiori? Secondo il mio punto di vista vuole subito capire che tipo di battaglia si va a fare. Diciamo, è stimolante confrontarsi sì, con una squadra importante, anche di categoria superiore, perché poi magari non sono le stesse difficoltà del campionato, però si avvicina quando poi sono le partite, certo, che ci stanno i punti in palio, è diverso, e quindi è un processo di crescita per una squadra. E poi vinci, perdi, però è un confronto dove magari forse vengono messi in evidenza degli errori su cui devi lavorare, magari le qualità e della squadra nella costruzione del gioco, che secondo me oggi abbiamo fatto 2-3 azioni, soprattutto negli ultimi sì, quarto d'ora, 20 del primo tempo, di ottima fattura, e quindi se quelle situazioni ti devono convincere che magari passando attraverso il gioco, anche al di là se c'è una squadra importante, puoi dire la tua. Dall'altra parte, quando devi subire l'atteggiamento della squadra avversaria, devi avere un atteggiamento più aggressivo, più attento, dove non devi commettere degli errori che poi una squadra o qualsiasi squadra ti punisce, e così è stato oggi, e quello dovrebbe essere, ecco, da domani un motivo di discussione quando magari si prende l'allenamento, far capire che magari
o la squadra di Lega Pro, o la squadra di promozione, se commetti se gli errori, se non stai attento e concentrato, alla fine vai incontro a situazioni negative. Mister, davvero l'ultimissima, fisicamente state a posto, nel senso il ritiro, il precampionato sotto l'aspetto della preparazione è andato tutto per il verso giusto, tranne ovviamente gli acciacchi dei vari ragazzi che ci ha già nominato, però insomma, secondo programma. Sì, secondo programma tutto sta andando abbastanza bene, quindi oggi abbiamo cercato di fare arrivare un po' la maggior parte dei giocatori in 70 minuti sulle gambe, adesso magari sabato a Pesaro cerchiamo di fare qualche minuto in più, cerchiamo di prepararli, ecco, per le prime partite ufficiali.